Ciao a tutti amici Caffè Bombero, ci siamo tornati con un nuovissimo video. Ragazzi, quest'oggi siamo su GTA 5. Ho comprato anche io finalmente questo gioco. Per oggi non andremo a diciamo rompere le scatole alle persone o a fare delle missioni, ma andremo a scoprire, diciamo a vedere, perché io non l'ho ancora visto, uno dei misteri più conosciuti di GTA, ovvero il mistero della ragazza fantasma sul Monte Gordo. Io non so se il punto si trovi esattamente qui, però tra poco lo scopriremo. Quindi, niente, ho scelto di prendere Franklin, che è il tizio ricco della storia, appunto per fare questa nostra missione, e andremo appunto a vedere con i nostri occhi la ragazza fantasma. La ragazza fantasma dovrebbe apparire tutti i giorni verso le 11, anzi esattamente tra le 10 e le 11 di sera, appunto. E nulla, allora io direi di non perdere altro tempo, anche perché dobbiamo andare. Per questa missione non utilizzerò questa automobile. Ma per voi ho preparato un'automobile speciale, ragazzi, che sta proprio qui nel mio garage. Ragazzi, andremo a fare questa bellissima missione con una Ferrari. Qua non si chiama Ferrari perché per motivi di copyright, però è una Ferrari praticamente. Cioè, se voi la guardate, è una Ferrari. Quindi, niente, mettiamo la prima persona perché... sentite. È più bello guidare in prima persona. Allora ci orientiamo un attimo con il tizio. Ecco, questo non doveva... Vabbè, Massimo la riporto alle riparazioni. Sentite, raga, eh. Sono bellissime le macchine su GTA. Aspettate che disattivo un attimo la radio. Sono bellissime le macchine su GTA. È una delle cose che mi piace di più. La possibilità di avere le macchine. Allora, abbiamo messo il tettuccio? No, però possiamo farlo. Quindi... No, non così. Ecco qua. Adesso ci si apre il tettuccio. E... Ragazzi, andiamo a destinazione. Magari taglierò qualche parte. Perché sono 8 km e mezzo. Quindi magari qualche punto di strada può essere noioso. Quindi semmai ci vediamo tra poco. Ok, ragazzi, eccoci qua. Adesso magari prenderò questo pezzo di strada per parlarvi un po' di questo mistero comune che andremo a cercare di scoprire. Praticamente la ragazza fantasma è una ragazza che appare in un punto del Monte Gordo, e praticamente nel prologo, ovvero nella missione iniziale di GTA, è stata uccisa da un criminale. E perciò niente, tutte le notti appare lì perché appunto è lì il punto dove è stata uccisa. Adesso ci facciamo tutta la nostra strada a bordo della nostra Ferrarina. È veramente bellissimo il fatto che mettano queste macchine anche così dettagliate con gli interni in questo gioco. L'ho preso da pochi giorni, quindi sto facendo proprio adesso le missioni. Però le missioni non le faccio registrando perché prima di tutto il mio canale non tratta GTA, ma tratta i misteri di Minecraft e in generale dei videogiochi. Ho sbagliato pure strada. Se vedete che è un po' rigata, tanto poi la andrò a far sistemare, quindi non fa niente. E appunto non faccio le missioni prima di tutto perché molte sono un po' violente e ho paura che possa risentirne il mio canale. C'ho paura che magari mi mettono il bollino, cioè non lo so, però non è l'argomento del mio canale, quindi preferisco non farle.
È una cosa veramente una delle cose più utili dell'estate in America sono queste cose in parte. Adesso non ci sono più, però prima sull'asfalto. Adesso ci sono ancora quelle righette nell'asfalto che ti indicano, cioè ci sono veramente, che ti indicano se stai andando fuori strada. Sono delle cose veramente utili, in Italia non ci sono queste cose. Cioè almeno io non... Magari da qualche parte ci sono, però almeno dove vivo io, dove sono andato io, non le ho mai viste. Però in America c'hanno i big money. Quindi... Ok, siamo quasi arrivati. Ok, allora... io direi di parcheggiare qui. Magari... No, devo tirare... No, ho sbagliato. Non riesco a tirare indietro... Ok. Lo tiro indietro perché almeno se qualcuno tenta di rubarci la... Non lo so se gli NPC rubano le macchine. Però non si... Non si sa mai. Quindi... Ok. La lasciamo qua e allora direi che ore sono? Ci servirebbe una moto. Allora, raga, praticamente sono morto, però ho preso questo dirigibile in prestito. Mi fai salire, grazie. Non ho la minima idea. Ah, ok, sarei da solo. Ok. Praticamente, allora, mettiamo il nostro punto che dovrebbe essere qua. Adesso sono le 12:45. E noi con questo dirigibile, po cioè, possiamo direttamente arrivare sulla punta senza dover utilizzare... Anche perché, vi giuro, ho girato. Sono morto un po' di tempo fa. Ho girato per tutte le strade e non ho trovato una moto. Ok, raga. Siamo atterrati col nostro dirigibilone. Forse. Forse. È qui. Potrebbe essere questa la montagna. E che ragazzi, io non l'ho mai visto. Forse questo, forse quello. Oh, ma lì c'è un passante. C'è un amico. Ok, ragazzi, allora, mi sono posizionato o spawna qui o lì. Non ho visto benissimo perché l'immagine non era molto chiara. Adesso veramente mancano pochi, pochi minuti. E finalmente riusciremo ad avvistare anche noi sul nostro canale questo fantasma. Poi ho scoperto che raccogliendo dei pezzi in giro per la mappa si dovrebbe anche poter risalire all'assassino della ragazza e poterlo uccidere. Io non mi aspetto niente, magari porteremo avanti questo mistero. Ok, mancano solamente 30 minuti che sono... All'incirca 40 secondi. Ok, ragazzi. Tra poco. Qui dovrebbe apparire il fantasma. Ok. Mancano ormai pochi secondi, eh. Io spero veramente che sia qua e di non aver sbagliato strada. Ok, comunque, anche se fosse o su queste tre rocce, comunque noi lo vediamo. Ok, 53, 54, 55, 56, 57.
58, 59 e a pari. Dov'è, raga? Abbiamo sbagliato? O non è apparso? È strano, raga, che non sia apparso. Non vorrei che lo possiamo magari vedere solo a un certo punto del gioco. Ma no, ma io ho visto l'immagine, doveva apparire. Doveva apparire o lì sotto, oppure lì, o massimo massimo là. Qua sopra non credo perché. È strano, è che non sia apparso. Eccolo! Eccolo, eccolo! Eccolo! È là! È là! È là, è là, è là, è là! È là, l'abbiamo trovato! L'abbiamo trovato! Ecco dov'era! Eccolo! È sparito. O c'è ancora? No, è sparito. Vabbè, allora niente ragazzi, io direi che per questo video è tutto. Instagram in descrizione. Iscrivetevi al canale. No, è ancora là. No, mi sa che se n'è andato. Attivate la campanellina per non perdervi nessun mio video. Commentate, condividete e noi ci vediamo in un prossimo video. Buona giornata ragazzi e ciao Free Bomber.